Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi voglio parlarvi dello shuffle. In molti mi avete chiesto, soprattutto sulle cover di Rosanna, di fare una sorta di tutorial, video lezione, e per questo ho deciso di parlarvi un po' di questo tanto amato ma anche difficile groove. Allora, in realtà molti non è tanto a suonarlo, ma la cosa difficile è farlo suonare bene. E per fare questo esistono due o tre accorgimenti da fare. La prima cosa che voglio farvi vedere, innanzitutto, è capire che lo shuffle, e in questo caso in particolare l'half-time shuffle, è un groove che si sviluppa su una suddivisione ternaria. Quindi noi, la prima cosa da fare è appunto suonare la terzina tra il charleston e il rullante, che in questo caso suonerà delle ghost notes, quindi delle note a bassa dinamica. Vi faccio ascoltare, eh? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Allora, come avete visto, c'è anche un discorso molto importante di dinamica del Charleston, in quanto il primo colpo della terzina, quindi il primo movimento della terzina, deve essere accentato. E lo facciamo suonando una sorta di Moller Technique con la mano destra. Questo è molto importante perché è quello che dà movimento allo shuffle, ciò che lo rende davvero musicale. E una volta fatto questo, quindi vi eserciterete a suonarlo a loop, questa terzina tra charleston e rullante. Una volta fatto questo, cercheremo di inserire il backbeat del rullante sul terzo quarto e la cassa sul primo. Ascoltiamo, eh? 1, 2, 3, 4, 1, 2. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Facciamo lentamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Allora ragazzi, ovviamente per arrivare allo shuffle di Rosanna dobbiamo inserire tutta una serie di colpi con la cassa, ok? Ma il consiglio che vi do per rendere il groove fluido è di farlo veramente essenziale all'inizio, anche così, quindi solo cassa sull'1 e il backbeat di rullante sul 3, magari partendo da velocità molto basse e salendo piano piano. Ok, spero che anche questa video lezione sarà stata d'aiuto e mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati sempre sui nuovi video. Un saluto.